Buongiorno a tutti, io sono Laura Cambriani della Commissione Fulbright e con noi c'è Silvia Di Palma dell'International Relations Division dell'Università di Padova, che io approfitto per ringraziare sempre per la disponibilità ad ospitarci e far presentare quelle che sono le opportunità Fulbright, in questo caso per studiare negli Stati Uniti. E questo webinar viene registrato e poi sarà ricondiviso sempre nella sezione relativa alle relazioni internazionali dell'Università di Padova. E iniziamo subito con la presentazione, ma prima mi devo ricordare di dirvi che la sezione delle domande che si terrà alla fine della presentazione. E per la sessione delle domande vi prego di scrivere utilizzando la sezione domande e risposte perché oltre a potervi mantenere insomma in anonimato, più che altro è più facile poi recuperare le domande che vengono scritte in questa parte. Quindi io vado a condividere lo schermo e a far vedere la mia presentazione. Eccola qui. Eccoci finalmente. Allora, questa è intanto ciò di cui parleremo oggi. Velocemente vi vado a presentare la commissione perché è normale che alcuni di voi magari non la conoscono e quindi vi presento sia il programma che la commissione Fulbright. Vi presenterò Education USA che diciamo è importante per chi poi magari vuole richiedere una consulenza. Andremo a parlare del sistema accademico statunitense, di come presentare domanda ad un college che poi equivale a presentare la domanda Fulbright e quindi vedremo i concorsi e la sezione di domande e risposte. Il programma nasce negli Stati Uniti nel 1946, prende il nome del senatore che l'ha proposto e si è sviluppato ed è operativo attualmente in oltre 150 paesi del mondo. L'idea era di promuovere lo scambio culturale, dove ci troviamo nel secondo dopoguerra, e di farlo a livello accademico, in modo che si potessero creare dei ponti tra gli Stati Uniti e i vari paesi del mondo. La commissione italiana nasce nel 48, quindi è tra le prime che è stata creata. Nasce da un accordo tra i due governi che finanziano le borse di studio di cui andiamo a parlare oggi. Questo scambio culturale avviene per lo studio, di cui tratteremo in questa presentazione, ma riguarda anche la ricerca e l'insegnamento. E negli anni i governi dei due paesi hanno sempre continuato ad alimentare i finanziamenti per queste borse di studio perché sono reputate come cruciali per lo scambio, per consolidare anche i rapporti tra i due paesi. Ricordiamo che la Commissione quest'anno ha anche compiuto 75 anni, quindi è uno dei programmi più longevi e anche più prestigiosi. In seno alla Commissione Fulbright c'è Education USA, che in alcuni casi lavorano insieme nelle consulenze. Perché è importante conoscere Education USA? Perché è il network ufficiale del Dipartimento di Stato per quanto riguarda lo studio negli Stati Uniti, ma degli studenti internazionali. In quanto advisor, come potete vedere alle mie spalle, lavoro, diciamo, in un ufficio unico, ma rappresento sia Fulbright che Education USA. È importante conoscere perché Education USA perché c'è un sito pieno di informazioni e perché in quanto advisor vi possiamo aiutare anche nella scelta dell'università fornendovi degli strumenti per fare questo. Il sistema accademico statunitense probabilmente a voi vi è noto perché ci sono delle università che si vengono a conoscere per vari motivi. Magari per i film, le serie TV, in ultimo, ma non per importanza, per esempio gli accordi che l'Università di Padova può aver stretto con le università statunitensi e sono chiaramente op opportunità di studio diverse da quelle che vi offre Fulbright, per cui magari potreste anche usufruire di entrambe. Però questo sistema accademico è un sistema accademico vastissimo, ci sono oltre 4.000 università.
Quindi, quando si tratta di andare a capire quali sono le università dove andare a studiare, per favore non limitiamoci solo alle più conosciute, alle più famose. Dobbiamo un pochino lavorare visto che l'offerta è veramente variegata. Ci sono 2 semestri accademici che iniziano ad agosto, quindi è appena iniziata l'università negli Stati Uniti e poi finisce i primi di dicembre, poi riprende a gennaio e finisce i primi di maggio, diciamo. Per quanto riguarda i master di cui parliamo oggi, in realtà funzionano diversamente dall'Italia, per cui a seconda della materia, i master possono avere una durata diversa. Pensiamo ai master in business administration, che sono quelli più famosi che durano 2 anni, anche se adesso ci sono programmi di un anno solo, intensissimi, però di un anno solo. Oppure, per esempio, per la scrittura creativa, eccetera, arrivano anche a 3 anni, quindi le discipline artistiche in realtà poi sono quelle anche più lunghe. Ma i percorsi, anche se annuali, hanno un numero di crediti diverso perché c'è una grande flessibilità, quindi le università possono anche decidere di variare il numero di crediti che deve avere un percorso di master. E quindi a parità di titolo ci possono essere contenuti diversi, pesi diversi da determinate materie. Quindi, proprio perché non esiste un'autorità centrale come il Ministero dell'Università, che incamera, no, i percorsi di studio che devono seguire determinati esami obbligatori, determinati contenuti, in realtà negli Stati Uniti c'è più flessibilità. Tanto che comunque i corsi e le università sono accreditate, ma con delle agenzie regionali. Questa è una grande però flessibilità che è a vostro favore perché confrontando i programmi potete capire cosa è più interessante per voi a seconda del focus che ha un percorso di master rispetto ad un altro, pur trattando lo stesso argomento. E questo però significa che anche la domanda di ammissione non ha uno standard, nel senso che magari i documenti che dovrete presentare sono gli stessi, ma variano i punteggi, per esempio, per la certificazione linguistica, il numero di saggi, il numero di lettere di raccomandazione, anche se normalmente sono 3. Quindi bisogna sempre anche confrontare i requisiti di accesso. È un lavoro molto oneroso, ma per un grande obiettivo e che può darvi una grande soddisfazione. Spesso si sente parlare di classifiche, ma quelle ufficiali non esistono. Potete leggerle, ma attenzione l'ente che le fa. Gli obiettivi finali delle classifiche sono di vario tipo, anche per esempio sul cibo delle mense, che è una cosa che magari a voi non interessa, anche se comunque on campus dovrete mangiare. Però diciamo uno studente statunitense è un po' più avvezzo a queste classifiche, conosce meglio questo ambito, quindi si può soffermare su questi aspetti, noi andiamo magari oltre. Si può accedere a un percorso di master o di dottorato con una triennale italiana, che è anche il requisito di accesso per i concorsi Fulbright. E come vi dicevo, lo scopo di questa presentazione sarebbe magari accendere una lucina, cioè convincervi del fatto che non esistono solo queste università. Io non sono contro queste università, ci vorrei andare anch'io, ma dobbiamo pensare a diversamente, dobbiamo pensare alle varie opportunità che ci sono, i vari tipi di finanziamento, confrontare i programmi, chi insegna, gli sbocchi, le internship, cosa vi fanno fare in quel periodo. Quindi, diciamo, c'è un mare di possibilità da valutare. Confrontiamoci anche con l'offerta di queste prestigiose università, ma pensiamo che l'università giusta potrebbe essere diversa, potrebbe essere un'altra. Ora, noi mettiamo a disposizione dei portali, nelle sessioni vi facciamo conoscere dei portali per farvi capire un po' come le informazioni che si possono trovare per confrontare le varie offerte.
Perché solo con il confronto poi, basato sulle varie voci che compongono restringi le opzioni sulla diapositiva, possiamo capire qual è l'offerta giusta. Oggi non ci soffermiamo su un portale in particolare, ma questi quattro, come potete capire, gli ultimi due sono soprattutto per i dottorati, per la ricerca di dottorati, ma sono comunque un buon modo per farvi navigare all'interno di un'offerta così varia. Tenete presente che quando ci si va ad iscrivere, intanto tutto il processo è online e bisogna produrre una mole di documentazione non indifferente, per cui le domande di ammissione che si spediscono tra novembre e gennaio vengono preparate, con molto anticipo. La documentazione che in linea di massima dovrete presentare sono i certificati e vi suggerisco il diploma supplement, che è un documento bilingue. Se non sapete che cos'è, ne possiamo parlare nella parte finale della presentazione, cioè nelle domande. Bisogna scrivere un paio di saggi e su questi io mi soffermerò soprattutto quando vi parlerò del plagio. Dovete fare molta, molta attenzione alla stesura di questi saggi. Potete ispirarvi al materiale che si trova online, che è molto vario, molto dettagliato, ma poi dovete scrivere un test autonomamente parlando di voi, perché è l'unico modo per farvi conoscere dall'università, visto che a parità di punteggi, di eccellenza accademica, quello che siete lo potete diciamo, comunicare in questi saggi che sono personali. Bisogna poi scrivere un resume secondo il modello statunitense, che è diverso dal curriculum europeo, l'Europass, che è un modello lunghissimo. Invece bisogna avere sintesi, scrivere determinate informazioni, eliminando la parte anagrafica che non interessa. Bisogna procurarsi delle lettere di referenza, normalmente tre, quindi bisogna capire quali sono quei docenti che possono scriverci delle buone lettere di referenza. Inoltre, bisogna sicuramente presentare una certificazione linguistica, essendo studenti internazionali, e alcune università hanno ripreso a richiedere dei test d'ingresso, che sono il GRE o il GMAT, che ad esempio è per una materia specifica. Quindi bisogna muoversi in anticipo anche perché bisogna capire se il GRE, per esempio, è richiesto, perché bisogna prepararlo e sostenerlo in una delle date e non viene offerto troppo spesso in Italia. Quando si parla di studiare negli Stati Uniti, si vengono a conoscere anche gli alti costi. Questi costi, diciamo, rappresentano però diciamo, servono per garantire la qualità dell'offerta, del tipo di esperienza e sono una voce molto molto composita. Non c'è solo la tuition, cioè pagare i crediti, ma c'è il vitto e alloggio, ci sono i libri, l'assicurazione medica che è obbligatoria, le spese di trasporto e delle università calcolano anche delle spese personali. Chiaramente più il college è competitivo, più la disciplina di studio è competitiva, come per esempio le discipline STEM, più il corso è lungo e più questi costi crescono. Più la città è centrale, più si tratta di proprio città, zone urbanizzate e più i costi aumentano. Anche la collocazione geografica della città può significare andare a pagare avere dei costi totali molto più alti. Quelli che vedete sono dei costi indicativi medi, non fatevi spaventare perché oggi andremo a presentare anche delle borse di studio, però sono alti. Le pubbliche sono più economiche, ma attenzione, le pubbliche anche hanno meno finanziamenti per gli studenti internazionali, mentre le private hanno una disponibilità economica maggiore. Qui avete uno schema sulla destra di quali sono le discipline più studiate e le discipline STEM sono science, technology, engineering e math, sono sicuramente le più studiate, ma anche
insomma, business and social sciences e anche le discipline artistiche occupano una buona parte. Chiaramente, diciamo, i dottorati hanno più finanziamenti semplicemente perché l'università investe delle somme a lungo termine sui candidati e le discipline STEM hanno più finanziamenti perché sono dei campi di studio dei quali gli Stati Uniti hanno bisogno. Si calcola che gli Stati Uniti nei prossimi 10 anni non abbiano sufficienti laureati nelle discipline scientifiche STEM. Per cui vanno molto forti anche quando si tratta di livello graduate, anzi la maggior parte degli studenti graduate sono internazionali perché gli statunitensi che si laureano, diciamo con una laurea quadriennale, cioè la nostra triennale equiparata, trovano subito impiego. E quando si studia, oltre ad avere un finanziamento per pagare la tuition, ci sono varie forme di assistantship, cioè di stipendi, di soldi che si possono guadagnare lavorando per il dipartimento in vari modi, come insegnanti, e questa però è la forma più stimolante, ma anche più, diciamo, più faticosa perché vi potrebbero assegnare anche un corso di livello undergraduate e lì si tratta di lavorare come un docente normale, ma si può anche affiancare un docente ed aiutarlo durante la lezione, nella preparazione del materiale, eccetera. Ci sono le research assistantship, lo dice già il nome, quindi si affianca il proprio docente nella ricerca, e le graduate che magari vi danno anche degli incarichi un po' più legati all'aspetto amministrativo del vostro programma o dipartimento di riferimento, ma comunque sono delle opportunità di lavorare, guadagnare dei soldi che delle volte vi permettono di avere anche un'ulteriore borsa di studio, per cui si può anche diciamo conseguire un master senza sborsare dei soldi, e questo a prescindere dalle borse di studio Fulbright, quindi sono un plus. Le borse di studio Fulbright, diciamo, mi preme dire un paio di cose, cioè il ruolo dei partecipanti, il ruolo dei borsisti. Chi sceglie di partecipare ad un concorso Fulbright deve anche sentirsi come un diplomatico, il che, diciamo, nel senso meno formale, cioè non è che bisogna avere un atteggiamento o fare chissà cosa, ma considerare di rappresentare il meglio dell'Italia, il meglio dell'Università di Padova, che annovera vari borsisti nel tempo. E quindi essere pronti a partecipare a degli eventi, perché questo può essere un modo per far conoscere il proprio progetto di studio negli Stati Uniti, a far conoscere sé, a far conoscere l'Italia, a far conoscere l'Università di Padova, a degli eventi che possono essere legati sia, diciamo, se organizzate del vostro dipartimento, dall'università, hanno, diciamo, maggior legame con l'Accademia. Ma anche a degli eventi un po' meno formali, perché comunque lo scambio culturale avviene in vari modi, in varie fasi, in vari campi. Ci aspettiamo dai nostri borsisti un giving back che non è monetario, come in realtà è frequente negli Stati Uniti, ma più che altro una disponibilità magari ad essere presenti negli eventi tipo questo, o per esempio nel servizio mentoring di cui andremo a parlare. Quindi, diciamo, noi speriamo sempre che poi i borsisti continuino a collaborare con la commissione, e in questo caso diplomatici, sempre nel senso di portare avanti le relazioni tra i due paesi anche come mentor. Una cosa che vi devo dire e che dovete avere chiara è che le borse di studio Fulbright sovvenzionano anche un visto, che è il visto J1, e questo visto ha una clausola. Questa clausola prevede che alla fine del percorso di studio si rientri negli Stati Uniti. Per almeno 2 anni bisogna rimanere in Italia o nel paese di residenza in Europa, e non si può rientrare negli Stati Uniti con un contratto di lavoro o comunque con un visto che preveda una residenza, una stabile negli Stati Uniti.
Si può rientrare negli Stati Uniti, ma certo, ovviamente, si può rientrare con altri visti, con un altro J1, senza visto, l'ESTA, l'esenzione del visto per motivi di turismo fino a 90 giorni, quindi si può rientrare negli Stati Uniti, semplicemente non si può rimanere stabilmente nel paese. Se volete poi nel dettaglio ne parliamo dopo, anche se più di questo, non essendo un ufficio visti, io non posso, cioè troppo nel dettaglio non posso andare. Quando si diventa borsisti ci sono dei benefit, un contributo alle spese di viaggio, il visto J1 senza dover pagare la tassa consolare, l'assicurazione sanitaria che viene offerta dal Dipartimento di Stato e si entra anche in un network molto prestigioso di borsisti. C'è un'app che funziona tipo Facebook dove si possono conoscere altri colleghi si può di altri paesi, si può capire cosa succede in altri paesi, cosa succede in Italia, magari far nascere collaborazioni, ma anche chiedere un supporto se magari si va in una città per una conferenza o per un periodo breve. Quindi è un'app in cui appunto i Fulbrighter si supportano in vari modi. Un esempio di come funziona questo network è per esempio questo seminario obbligatorio per i borsisti che si trovano negli Stati Uniti in un determinato periodo. E qui in questa foto che io uso sempre. Ci sono 120 borsisti che rappresentano 60 paesi e quindi è un'opportunità unica non solo per crescere a livello professionale, ma anche proprio per riconoscere delle persone. Tant'è vero che da questi incontri nascono anche delle amicizie, in particolar modo questo gruppo ci tiene a farci sapere che in 12 si sono riuniti e stanno andando a viaggiare per trovarsi e conoscere vari territori, hanno girato 8 stati in cui ognuno di loro era residente. Quindi, insomma, sembra un'ottima opportunità. Per quanto riguarda i bandi Fulbright, ci sono determinati requisiti di partecipazione. Intanto bisogna essere cittadini italiani e bisogna aver conseguito almeno un titolo accademico in Italia, a partire dalla triennale un titolo. Se avete già un titolo accademico statunitense, non potete partecipare. Se il vostro progetto di studio ha delle componenti cliniche, dobbiamo discuterne insieme per verificare il tipo di componenti cliniche che noi intendiamo contatto con animali o persone e l'impatto delle componenti cliniche nel vostro progetto di studio. E poi, altro requisito è avere l'intenzione e dichiarare quali sono le università a cui presentare domanda di ammissione. Non dovete già essere stati ammessi, non serve. Perché poi il risultato dell'ammissione si viene a sapere contemporaneamente agli esiti di Fulbright. Quindi diciamo che alla commissione basta sapere quali sono le università a cui presenterete domanda di ammissione. Queste sono le borse di studio per l'anno accademico 2024-2025, significa che i percorsi inizieranno nell'agosto del 2024 e questi sono i tempi tecnici. Scade a dicembre, scade il 5 dicembre. Per le all discipline ci sono fino a 11 borse. Questo numero significa che 11 borse sono di 50.000 dollari, quindi piene. Qualora alcuni candidati avessero bisogno di meno soldi, è magari possibile utilizzare i soldi che non vengono che vengono, diciamo, che non vengono spesi. Con questi soldi è possibile finanziarne altre, ma 11 sono quelle garantite per tutta Italia. Fulbright finanzia il primo anno di corso, che normalmente è sufficiente per ottenere il titolo, qualora non fossero sufficienti per il primo anno, per gli anni successivi, vedremo l'opportunità Zegna nella diapositiva successiva. Però appunto 50.000 dollari per il primo anno più benefit Fulbright. Mentre poi oltre a tutte le discipline c'è una borsa specifica AFAM, cioè per le discipline artistiche per i diplomati AFAM e qui le borse di studio sono due.
Fulbright ha stretto un accordo con il gruppo Zegna che riguarda esclusivamente i borsisti. Questi borsisti possono eventualmente, se ne hanno un bisogno economico e che devono certificare, a Zegna la commissione ha fatto il suo eleggendo i borsisti, scegliendo i borsisti. Il Zegna ha requisiti autonomi, decisioni autonome, la commissione ha solo fatto un accordo per i borsisti, per cui si può arrivare ad avere una copertura totale per il primo anno. E se si ottiene per il primo anno si può richiedere anche per gli anni successivi. E il gruppo Zegna è l'unico finanziamento che può superare 50.000 dollari, perché in realtà l'offerta economica di un'eventuale università deve essere inferiore e non pari, quindi di inferiore a 50.000 dollari che offre Fulbright, mentre con Zegna si può ottenere anche di più. Ci sono percorsi così costosi? Evidentemente sì. Evidentemente sì. Vado avanti per ricordarvi, e siamo in chiusura, quasi in chiusura della presentazione, che per quanto riguarda la candidatura Fulbright abbiamo tutta, la documentazione che abbiamo visto per le università, ma in più, bisogna scrivere per Fulbright, cioè la sintesi dell'ultima tesi di laurea, un altro saggio. È tutto chiaramente in inglese, in più altri documenti in una email. In particolar modo, per guidarvi nella candidatura, ci sono le IIE Instructions, che la cui lettura è obbligatoria perché vi segue passo dopo passo. Caricate la documentazione, chiudete tutto, salvate un documento che si chiama Application Proof, lo salvate sul vostro computer in versione PDF, è la versione che il sistema vi rilascia. Dopodiché bisogna inviare un'email, con altri documenti che si scaricano sempre dalla pagina web del bando, come vedremo, scheda del candidato, application checklist, altri eventuali documenti. Lo vedremo dopo. Invece, questa è un'opportunità, per gli iscritti al primo o al secondo anno della triennale, è un'opportunità estiva che si chiama SUSY, Study of the US Institute for Young Leaders, Young European Leaders. Questa è un'opportunità straordinaria. Il bando esce normalmente, a fine anno. E diciamo, è tutta un'esperienza completamente pagata a copertura totale delle spese per 5 settimane in estate, e l'Italia, che viene nominata ogni anno, all'Italia viene destinato un tema. L'ultimo anno è stato, civic engagement, anzi, gli ultimi 2 anni civic engagement. Per cui esce un bando di concorso con tutti i dettagli e si possono candidare studenti del primo o secondo anno della triennale per un'esperienza favolosa, perché ci sono spese, diciamo, non avete spese perché il biglietto, il viaggio fino all'aeroporto e anche una diaria vi viene offerta dal Dipartimento di Stato. Questa è Selma, che è la vincitrice del 2022. Questa è una pagina web dei bandi dove trovate tutte le informazioni importanti, il bando, le IIE instructions, scheda del candidato, application checklist, in più questo questionario che, diciamo, è un plus oltre ai saggi, che dovrete scrivere. E qui trovate anche l'elenco dei mentor che sono a disposizione per aiutarvi nella compilazione della domanda di ammissione. Utilizzate i mentor per delle domande specifiche, per delle domande più generali dovete scrivere al servizio informazioni. Le domande specifiche possono essere sui passaggi della stesura dei viaggi, sì, dei viaggi magari, dei saggi, dei saggi, magari la scelta dell'università, avete una lista di università che vi interessano. Ma avete dei dubbi su alcuni aspetti, potete chiederlo ad un mentor. Mentre a noi domande più generali su requisiti di accesso,
materiali, dove trovare questo, dove trovare quest'altro, mentre al mentor andiamo a fare qualcosa di più specifico, andiamo a chiedere qualcosa di più specifico sulla candidatura. Cliccandoci vi si apre un PDF, sono divisi per area, per campo di studio, c'è anche l'email e qualora la vostra area non fosse rappresentata potete contattare i mentor che sono aperti a tutte le discipline. Mentre mi devo soffermare sul plagio, che sta diventando un serio problema, in quest'ultima tornata di concorsi sono stati rinvenuti quattro casi di plagio per l'Italia, che adesso ha un record a livello europeo. Il plagio tra gli Stati Uniti e l'Italia è simile, cioè è pressoché simile, ma bisogna fare molta attenzione, cioè io intendo per cosa si intende di plagio, tra i due paesi non ci sono differenze. Le vostre candidature, tutti i documenti delle candidature vengono sottoposti ad un rigido controllo con un software molto avanzato che ha rivelato appunto questi quattro casi. La percentuale di plagio era sempre molto diversa, ma il 10% di plagio su un singolo documento vi esclude dal concorso. Il 10% è molto poco, ma siccome il plagio negli Stati Uniti è un'onta, vi venite esclusi, e perdete un'ottima opportunità. Quindi è sempre importante, per quanto uno vada a leggere esempi, vada a leggere articoli, eccetera, sempre citare la fonte quando si tratta di eventuali citazioni, se vi siete ispirati ad un particolare testo, perché appunto e soprattutto i casi di plagio ci sono stati nella stesura dei saggi, nei saggi personali. Forse perché noi culturalmente siamo meno abituati, ma dovete fare molta attenzione. Io stessa suggerisco nelle consulenze dei link, però le suggerisco per dare un modello, ma un modello a cui ispirarsi per poi scrivere di proprio pugno, non per copiare delle sezioni. Anche perché, essendo diventati i controlli così assidui, si rallenta anche la tempistica per conoscere l'esito del concorso. E questo controllo del plagio è diventato sempre più vincolante, quindi se prima non è fatto, non ci sono i risultati, la candidatura non viene nemmeno sottoposta al World Fulbright, che poi è l'ultimo passo per essere accettati. Quindi diciamo che la commissione vi seleziona, siete nominalmente borsisti, ma non ufficialmente, perché c'è il controllo del plagio che ho fatto negli Stati Uniti e poi il parere diciamo, del board Fulbright. Dopodiché, una volta arrivata al clearance, vi possiamo, diciamo, confermare di essere borsisti. Quindi attenzione a ispirarvi a dei materiali, attenzione a citare sempre la fonte. Ci sono vari modi per non incappare nel plagio. Leggiamo, scopriamo come, ma per favore, quattro casi in un anno accademico per noi sono un numero insostenibile. Io vi ringrazio per l'attenzione e quindi vado, vado a leggere le domande che già sono arrivate perché siamo, insomma, anche alla fine della presentazione. Ci sono già tre domande, vi ricordo il box domande e risposte. Ah, ok. Una domanda è come si possono ottenere i programmi dei master? Tipicamente quanto dura un master di tipo scientifico? Allora, i programmi dei master si trovano andando a cliccare nella pagina web del master di interesse, nel dipartimento di interesse e lì sono evidenziati sia i core courses, che sono quelli obbligatori, sia la lista di corsi elettivi, cioè facoltativi, tra i quali si può scegliere. Quindi basta andare diciamo, nel sito dell'università, andare a cercare il dipartimento della materia scientifica di interesse.
Un master di tipo scientifico normalmente dura un anno, poi come vi dicevo c'è una grande flessibilità, ma normalmente durano un anno. Allora, terminato, poi un'altra domanda, terminato il programma e lasciati gli USA, nei 2 anni successivi posso lavorare in un altro paese UE europeo che non sia l'Italia? Questo ci riferiamo alla regola dei 2 anni di cui ho parlato. Certamente si parla di programmi, diciamo, di stati italiani o europei. Allora, diciamo che nessuno vi viene a controllare, no? Cioè, nessuno vi chiede la residenza una volta rientrati. Quindi, diciamo, in questo senso potete andare dove volete, ma dovete sapere che se non risiedete in Italia, ma in un altro paese europeo, dovete poi sincerarvi che quella residenza vi permetta di smaltire, la regola dei 2 anni, cioè questi 2 anni. In Italia è sicuro, nella maggior parte dei paesi europei, bisogna sempre controllare perché queste decisioni dipendono dagli Stati Uniti. In linea di massima vi direi di sì. Allora, un'altra domanda. Non ho capito, il programma comprende anche studenti di medicina e chirurgia non ancora laureati? Allora, se non c'è la laurea, infatti nella diapositiva, vediamo se la recupero, si parlava di laurea triennale o a ciclo unico. Nel senso che gli studenti di medicina e chirurgia si devono per forza laureare, e anche quelli di giurisprudenza, di architettura si devono laureare, devono avere un titolo accademico conseguito per poi partire per un master. Ricordo per gli studenti di medicina e chirurgia che bisogna verificare la parte delle componenti cliniche qualora ci fossero. Poi, altra domanda, è possibile fare application in più università con la borsa Fulbright? Certamente. Nel bando di concorso si indicano almeno 3 università, questo per avere sempre maggiore opportunità, maggiore possibilità di essere scelti, per quanto comprendiamo che ci sia anche una spesa economica per presentare domanda, perché non è necessariamente gratuita. Fulbright lo è, le università applicano anche lì una tassa per fare domanda, fanno pagare una fee diversa, però almeno 3 è quello che ci aspettiamo, proprio perché dovrete presentare la lista dell'università. Qualora ne sceglieste una sola o due, per favore motivate questa decisione, ok? Il PDF verrà reso disponibile per essere scaricato, verrà reso disponibile certamente con una versione un po' più leggera, ma con gli stessi contenuti. Ci sono un paio di domande. La domanda è per l'università, la domanda per la borsa. Entro quando bisogna presentarle? Sono due domande separate? Sì, sono due domande separate. La domanda Fulbright entro il 5 dicembre, che è la data di scadenza del bando. Le università vogliono presentare la domanda tra novembre e gennaio, quindi alla fine dicembre. Per quando presenterete la domanda Fulbright, la documentazione ce l'avrete pronta anche per l'università, perché sono pressoché identiche. Altre 2 domande, però aggiungo per la domanda precedente, sono 2 domande separate, otterrete 2 pareri separati. Se entrambi sono positivi, partite come borsisti. Qualora la Fulbright non lo otteniate, ma veniate ammessi dall'università, potete ancora partire per gli Stati Uniti. Se invece vincete la Fulbright, ma non venite accettati dall'università, la borsa Fulbright decade perché esiste solo perché in supporto di un'esperienza di studio negli Stati Uniti. Ok. Benissimo, altra domanda, vorrei sapere se è possibile fare domanda per la borsa Fulbright per un corso annuale negli Stati Uniti che non è un master o un PhD. No, perché si può fare domanda solo se alla fine del percorso accademico, che deve prevedere 9 mesi di presenza negli Stati Uniti, si ottiene appunto un titolo accademico statunitense.
Per presentare domanda è necessario avere già acquisito la certificazione di inglese o si può conseguire successivamente? Allora, per Fulbright si può ottenere anche successivamente. Adesso perché non lo ricordo? Mi pare il 27 febbraio. Quest'anno la certificazione linguistica si deve presentare, si può presentare entro il 27 febbraio, che sono oltre 2 mesi dalla scadenza del bando. Vado avanti perché vedo altre domande. Le borse di studio Fulbright riguardano anche i master in infermieristica? Sì, ma non devono esserci componenti cliniche, quindi questi master bisogna vedere, diciamo, come sono strutturati. L'unica cosa è che bisogna poi, nel caso di infermieristica, valutare la spendibilità in Italia per i contenuti, perché sono due sistemi diversi di approccio alla medicina e anche all'infermieristica. Però sì. Che servizi offrite per riuscire a capire quale università faccia più al caso nostro per un dottorato? Allora, noi non possiamo avere una conoscenza di 4.000 università perché è impossibile conoscerle tutte, però noi vi presentiamo degli strumenti e vi mettiamo in grado di poterli utilizzare e navigare all'interno della ricerca in modo un po' più autonomo. Poi facciamo vari incontri, normalmente ogni 2 o 3 settimane, per poter valutare insieme le informazioni che riuscite a mettere insieme, valutare i programmi e capire quello che può essere più vicino ai vostri interessi. Considerate che è un servizio gratuito, che non è l'unica occupazione della mia posizione, quindi diciamo noi non possiamo fare troppo per voi. Collaboriamo alla vostra ricerca, ma non la svolgiamo noi perché non abbiamo proprio i tempi e non abbiamo proprio, non lavoriamo così, cioè non è la nostra principale attività, è tra le varie cose che facciamo, per cui siamo un supporto, ma il grande lavoro lo dovete fare voi. Per quanto noi cerchiamo poi darvi, cerchiamo di aiutarvi a lavorare in autonomia. Tutte le informazioni presentate si possono ugualmente trovare nel sito Fulbright, certamente perché vi ho fatto vedere la pagina web del bando. Il sito è in ristrutturazione, però al momento, sicuramente per la scadenza del bando ci sarà quello nuovo, al momento però quella pagina web che vi ho mostrato è quella dove trovare tutte le informazioni. Posso andare a recuperarla, eccola qua. Eccola qua. Mi laureerò a metà dicembre, sono in tempo per fare la domanda per la borsa. Allora, scrivimi a info@fulbright.it, verifichiamo insieme perché noi dobbiamo essere certi che ti laureerai a metà dicembre. Che documenti hai per documentare, per provare che veramente ti laureerai a metà dicembre? Perché magari possiamo fare un'eccezione nel tuo caso. Quali sono gli altri benefit previsti dalla borsa Fulbright? Vado ai benefit se li trovo. Oddio, dove sono? Eccoli qua. Allora, c'è 50.000 dollari di borsa di studio, contributo alle spese di viaggio di 1.100 euro, visto ed esenzione dalle spese per l'evisione del visto, assicurazione sanitaria e la partecipazione al network di borsisti. Cos'è il diploma supplement? Oh, il diploma supplement è un certificato che rilasciano le università per i titoli accademici conseguiti e solo per questi. È bilingue, quindi la lingua del paese è l'inglese, italiano e inglese, e contiene tutta una parte di informazioni anagrafiche, la lista degli esami che avete sostenuto con i voti, certifica che vi siete laureati. E alla fine c'è anche la spiegazione, del percorso di studi e del sistema accademico italiano.
che riesce quindi ad inquadrare quel percorso che avete fatto all'interno di tutto il sistema accademico. È un documento che le segreterie rilasciano, è quello che noi richiediamo perché la documentazione per Fulbright è sempre in italiano e in inglese, avendo il diploma suo supplement alle università statunitensi inviate solo parte in inglese. Un'altra domanda di Sara, che ottiene la laurea triennale a dicembre. Scrivimi così valutiamo insieme se potrai fare domanda perché, come detto in precedenza, abbiamo bisogno di certezze circa la tua data di laurea. Gaia scrive, Gaia Vittoria scrive, criteri di selezione da tenere in considerazione a grandi linee, quello che vi ho detto prima, ci sono i saggi motivazionali e le lettere di raccomandazione che sono cruciali per diciamo, conoscervi, per farvi conoscere. Quindi attenzione ai docenti a cui chiedete le lettere di raccomandazione. Diciamo che i punteggi, la media alta sicuramente vi fa figurare bene, ma non è l'unica cosa che cerca Fulbright o che cercano le università americane. Per esempio, dovreste avere un curriculum anche pieno di attività extracurricolari che possono essere sport, volontariato, magari anche esperienze di lavoro, cioè anche un curriculum parla di chi siete, se riuscite a mettere in luce alcune informazioni rispetto ad altre. Quindi questo in grandi linee. Allora, quante sono le domande per la borsa di studio? Io vi posso dire che non rilasciamo dati, infatti non vi sono tracce nemmeno nel sito. Vi posso dire che è interesse della commissione tuttora far conoscere le opportunità. Non arrivano 500 domande, ok? Ne arrivano molte di meno e diciamo che i colloqui si riesce a farli tutti in una giornata. Sì, insomma, chi si laureerà a dicembre scriva a info chiocciola Fulbright.it. Allora, c'è una domanda sul progetto Ulisse che io non conosco, quindi per favore, spettatore anonimo che hai citato il progetto Ulisse, scrivimi. Dopo il primo anno di finanziamento Fulbright, se magari non avete ottenuto Zegna, subentra normalmente l'università. Perché soprattutto per un PhD l'università vi vuole tenere, quindi magari per i PhD i finanziamenti iniziano anche dal primo anno, quindi io non mi preoccuperei. Chiara, Scusa, scusa Laura, posso... Il progetto Ulisse è un bando che pubblichiamo noi come università, è un bando tipo Erasmus, però per le mete extra UE. ok, certo, Ulisse, Sì. certo. Scusami, Silvia, quindi con questo progetto Ulisse gli studenti non riguarda gli studenti del corso di laurea, ma gli studenti degli anni di un corso di dottorato? Diciamo che riguarda la mobilità breve, cioè fino a 6 mesi più o meno, 5-6 mesi, un semestre all'estero. Quindi alcune borse sono finanziate dall'Ateneo, dipende diciamo dal tipo di accordi che vengono stipulati, altre invece sono finanziate dal Dipartimento o dagli studenti che partecipano. Quindi si fa sempre un bando, come il bando Erasmus, gli studenti fanno la domanda, vengono selezionati chi comunque ha i criteri giusti e dopodiché partono per questa mobilità. Tendenzialmente la maggior parte delle borse sono finanziate, non è obbligatorio, però diciamo che ce ne sono tante con finanziamenti. Quindi se per gli Stati Uniti non abbiamo tantissimi accordi, però ad esempio c'è non so, l'accordo con la California che è finanziato dall'Ateneo, quindi se uno studente dovesse vincere la borsa può andare lì, fare 5 mesi e poi dopo eventualmente cercare dei finanziamenti trovandosi lì sul posto. Ecco. Perfetto, grazie, grazie mille Silvia. Allora, io vi posso dire che per quanto riguarda questo progetto, dipende la vostra presenza negli Stati Uniti, dipende dal visto che vi porta a stare lì, perché in realtà tra i criteri di esclusione potrebbe rientrare questa esperienza col progetto Ulisse, quindi è probabile che non siano finanziabili. Perché
siete stati nei 12 mesi precedenti al concorso, negli Stati Uniti con un visto di studio, quindi dipende, poiché si tratta di 5-6 mesi, dipende dal visto che vi fanno e bisogna confrontarsi un attimo con i criteri di esclusione Fulbright. Chi ha la doppia cittadinanza italiana e americana, riprendo qui la diapositiva, non può partecipare. Se il mio dottorato è già iniziato primo anno, posso fare domanda per partire al secondo anno? Però poi tu rinizi da capo negli Stati Uniti, difficilmente ti riconoscono quello che hai fatto in Italia, e però consideri di poi ottenere il titolo statunitense o di rientrare in Italia, Cristiano, se mi puoi dare più indizi. Io però difficilmente credo che ti riconoscano parte del percorso di dottorato iniziato in Italia. Già tra le stesse università negli Stati Uniti delle volte sono poco flessibili, dipende. Se vuoi scrivimi e ne parliamo. Le slide saranno poi saranno disponibili. Per la borsa Fulbright c'è un limite di età? No. Come titolo preferenziale c'è cioè il conseguimento della laurea entro i 3 anni dalla scadenza del concorso, ma è un titolo preferenziale che in realtà non va, oddio, scusatemi, che non va a in realtà pregiudicare la candidatura di chi si è laureato tanti anni fa. Magari può essere interessante nei saggi spiegare perché ci si candida dopo tanti anni dal conseguimento del titolo accademico. Sull'informazione e sull'ammissione ai dottorati, io avevo una diapositiva che magari per voi non è esaustiva e lo posso capire. Diciamo, ci si può rivolgere a me, ci sono informazioni sui siti. Scrivetemi, non lo so perché non so di che tipo di informazione avete bisogno. Se è previsto il test d'ingresso è valutativo o vincolante per l'accesso? Ogni università, per quanto riguarda il GRE, ha un punteggio, per cui bisogna ottenere quel punteggio o superarlo, e questo punteggio poi varia da università a università. Quindi diciamo sì che è vincolante, perché chi presenta un punteggio inferiore non si mette in buona luce. Allora, chi si laurea a novembre 2024 può candidarsi al bando per l'anno accademico 25-26 che scadrà la prima settimana di dicembre. Non, se uno chi si laurea con la triennale a novembre 2024 non può partecipare con Fulbright poi novembre 23, novembre, diciamo comunque ci si può candidare a Fulbright, ma per l'anno accademico successivo, con il bando che scade a dicembre 2024. Settembre non è una data. A settembre il bando Fulbright è pubblicato, ma non è una data importante per Fulbright. SUSI è per studenti del primo o secondo anno della triennale. Chi si è laureato non può partecipare. È possibile eseguire un master in infermieristica conseguendo la laurea triennale in questo anno accademico? Allora, non sono sicura di aver capito. Se vi laureate, allora, per gli Stati Uniti non è necessario avere la triennale al momento di presentare domanda di ammissione, lo è per Fulbright. Purtroppo, per Fulbright funzioniamo così. Per cui, certo che potete fare domanda. La domanda si presenta tra novembre e gennaio, dipende da quando vi laureate, però. Comunque vi dovete laureare prima dell'inizio del percorso accademico negli Stati Uniti, cioè agosto 2024. Allora, Arianna mi chiede, è possibile richiedere la borsa di studio se sei uno studente internazionale proveniente da un paese europeo? Purtroppo no, perché c'è il requisito della cittadinanza.
Arianna, dovresti vedere gli accordi tra il tuo paese di origine e Fulbright. Aspetta, allora, la componente clinica deve essere del percorso accademico, non aver lavorato, avere esperienze di contatto con animali, ma è il tipo di percorso che si va a fare, non dovrebbe averle. Dico dovrebbe perché bisogna valutare insieme. Posso fare domanda Fulbright e domanda all'Università di USA anche se ancora non mi laureo, ma credo di farlo prima di partire? Puoi fare domanda per le università, ma non Fulbright. Se mi laureo in magistrale dopo la scadenza del bando, devo presentare il riassunto della tesi triennale? Sì. Posso fare domanda per dottorati? Sì, perché il requisito di accesso è la triennale. Avendo già conseguito la triennale, sono al primo anno di magistrale. Sì, certamente. Chi ha la triennale può provare da subito. Poi quello che succederà con la magistrale si vede, però se possedete la triennale vi potete già candidare adesso con il bando che scade a dicembre per iniziare il master nel 2024. Ok. Negli Atenei USA si preferisce il TOEFL, ma è richiesto anche l'IELTS. E da quest'anno ci sono Duolingo e PTE che sono state inserite da chi gestisce il software per inserire i documenti. Quindi sono quattro al momento le certificazioni che potete ottenere, ma dovete sempre controllare il sito delle università statunitensi, perché sono le università che vi indicano quali sono le certificazioni che accettano e i punteggi. Quindi probabilmente queste quattro, TOEFL, IELTS, PTE e Duolingo, sono le più diffuse, ma dovete sempre verificare l'università che cosa vogliono e il punteggio. Allora, mi dicono, sul sito Fulbright, del sito del bando, cioè praticamente qui, non c'è nulla riguardo master scientifici sulla nutrizione. A quale referente mi devo rivolgere? Ah, intendo i mentor. E se non c'è niente sulla nutrizione, ad uno aperto a tutte le discipline che potrà aiutarti. Magari vedi se c'è una disciplina più simile alla nutrizione. Cioè, io credo di aver capito questo, che è una domanda sui mentor. Cioè, bisogna trovare uno in tutte le discipline e magari uno in una disciplina più vicina alla nutrizione, perché non possono essere coperte tutte le discipline, perché i mentor sono degli ex borsisti, quindi che coprono la disciplina che hanno approfondito negli Stati Uniti e di cui si occupano in Italia. Allora, anche se la certificazione si può conseguire fino a febbraio per il bando Fulbright, è necessario entro gennaio fornirla per la domanda di ammissione all'università statunitense? Sì, dipende dalle decisioni dell'università, però certo, certamente. Diciamo quindi probabilmente la dovrete ottenere anche prima, però per Fulbright avete tempo fino al 27 febbraio. Però il 5 dicembre dovete far arrivare la ricevuta di prenotazione dell'esame, ok? Vado avanti, ci sono altre domande? Se ho conseguito la triennale in inglese, devo comunque presentare il TOEFL per la commissione, sì? Perché comunque se si è studiato in Italia non è comunque un paese anglosassone e comunque questa decisione finale la prende l'università statunitense. Se l'università vi accetta anche Fulbright. La possibilità di lavorare contemporaneamente al frequentamento dell'università, alla frequenza dell'università vale solo per i PhD? No, anche i master possono fare le assistantship nel secondo semestre. Quindi no, può essere anche per i master. Vi dovete prendere accordi con il vostro professore di riferimento. Allora, se basta il B2 per l'inglese, non lo so, dovete controllare il sito dell'università. Quale potrebbe essere il miglior istituto per poterla conseguire
Padova, ad esempio, con la Oxford, non lo so perché non, ma non lo saprei nemmeno per Roma, sinceramente. Diciamo, dovete avere come riferimento le università a cui presentate domanda di ammissione. Se tutte vi richiedono tutte e quattro le certificazioni, scegliete voi qual è la certificazione che vi risulta più congeniale, più economica, più facile, che vi restituisce i risultati nel più breve tempo. Decidete voi. Se su tre università su cinque vi richiedono Duolingo, in tutte e cinque potete studiare il TOEFL e solo in quattro l'IELTS, ovviamente andrò sul TOEFL perché è quella che mi permette di fare domande a tutte le università. Ok? Il B2 non lo so se è sufficiente, ma sono le università che ve lo dicono. Il programma Fulbright c'è ogni anno. Cioè, queste sono da 75 anni che esiste la commissione e i concorsi per master ci sono ogni anno. info@fulbright.it. Se mi laurea a novembre 2024, l'unico progetto a cui posso iscrivermi è quello SUSI? No, perché a gennaio 2024, che è la data di scadenza del concorso SUSI, per il 24 tu sei iscritto al secondo anno perché è aperto solo a studenti del primo o secondo anno. Se inizio ora la magistrale e sono interessata a fare il secondo semestre del secondo anno, devo chiedere la lettera di raccomandazione ad un professore della magistrale? Sì, perché è un professore che ti conosce nel percorso di studi attuale. E l'unica cosa che non mi convince, Vittoria, se magari mi scrivi per parlarne, è questo secondo semestre del secondo anno, perché tu poi negli Stati Uniti vai un anno, ottieni un titolo accademico statunitense e non ho capito bene cosa vuoi fare al rientro. Per i master in psicologia vale la regola dell'accertamento da parte clinica? Sì. Sono previsti colloqui conoscitivi motivazionali in fase di selezione? Sì, viene invitato al colloquio chi supera la parte, diciamo, la prima selezione che avviene sulla candidatura online, quindi su saggi, certificazione. Chi passa la prima fase, viene invitato ad un colloquio su Zoom. La borsa Fulbright è compatibile con borse di studio erogate dalle università americane? Sì, ma ci ritorno perché l'importo che eroga le università statunitensi deve essere inferiore ai 50.000 dollari e non deve essere pari a 50.000 dollari. Inoltre, non devono esserci indicazioni, di copertura di spese di viaggio. Questi sono i paletti. Silvia, mi chiedono per il progetto ULSS con l'Università di Boston ci sono finanziamenti? Silvia, se vuoi intervenire, io vado a leggere le altre domande. Sì, ci sono, è una meta di Ateneo, quindi sì, ci sono i finanziamenti. Benissimo, grazie Silvia. Allora, ma la borsa è fino a 50.000 dollari. Quali sono i criteri per l'assegnazione della quota della borsa? Diciamo, si valutano tutti i finanziamenti che avete ottenuto, se ovviamente i finanziamenti che vi dà l'università li dovete accettare, e Fulbright diciamo, copre ciò che l'università non copre. E diciamo che funziona così, insomma, diciamo, si calcola quanto vi serve e vi viene versato. Se vi servono tutti i 50.000 dollari, li otterrete tutti. Al conseguimento del titolo statunitense è possibile ottenere un visto permanente o comunque è possibile muoversi negli States per avere lavoro? L'ho proprio detto, no, perché bisogna rientrare in Italia o in Europa per i primi 2 anni. Non è possibile rimanere con un visto, con uno status di immigrazione permanente per i primi 2 anni. Non è possibile, bisogna rientrare perché è una borsa di studio di scambio culturale, quindi si rientra nel paese d'origine.
Sui siti americani si parla di MPH, cos'è? Non lo so nemmeno io. Scrivimi che lo vediamo insieme così imparo qualcosa e intanto me lo appunto. MPH. Solitamente i vincitori della borsa riescono ad autosostenersi per tutta la durata del master? Certamente. Serve apposta, è fatto apposta. Economicamente, certo. Però anche qualora aveste la borsa, se avete la possibilità di alcune assistantship, fatelo perché sono comunque esperienze di vita. Allora, sì, sui mentor probabilmente era la domanda su quelli che si occupano di nutrizione. Andiamo a dei mentor in tutte le discipline, sperando che possano aiutarvi anche su quell'aspetto. Se mi laureo ad ottobre in magistrale, è meglio che partecipo al prossimo webinar sulla ricerca? No, perché per la ricerca bisogna avere come minimo essere dottorandi o avere il dottorato. Vittoria, che cosa mi avevi chiesto, Vittoria? Al rientro mi prendo la laurea magistrale. Ok, perfetto, puoi farlo. Ma se dopo l'anno con la borsa Fulbright non si può rientrare fissi in America, come si fa se il corso dura 2 anni? Non l'ho capita questa domanda, perché per i 2 anni si rimane negli Stati Uniti. Diciamo che comunque bisogna rientrare in Italia. Io questo vi devo dire. Poi, se ci sono delle eccezioni, io non le tratto di certo in questa presentazione, mi spiego. Quindi, però non sono sicura di aver colto quest'ultima domanda. La borsa di studio finanzia solo il primo, ma per i dottorati c'è sia Zegna, l'accordo con Zegna per i borsisti, sia le università. Comunque, normalmente le università per i dottorati, li finanziano. Può essere non sufficiente il primo anno, ma per l'anno successivo l'università troverà un modo per tenervi e quindi per farvi continuare il percorso. L'università lo sa che Fulbright finanzia solo il primo anno, però sa anche che il Fulbright sicuramente gli manda dei candidati eccellenti, per cui una volta che vi ha finanziato il primo anno, è normale che l'università abbia l'interesse di tenervi e farvi continuare fino alla durata del dottorato. Quindi io vi direi di non preoccuparvi, perché dei finanziamenti sì dal primo anno l'università ve li dà. Se il corso dura 2 anni, ma la borsa finanzia un anno, dopo il quale si deve entrare in Italia, come si fa? Ma non funziona così. Se il corso dura 2 anni, Fulbright ti copre il primo. Per il secondo anno sicuramente troverai dei finanziamenti e rimani per 2 anni negli Stati Uniti. Si rientra dopo il percorso di studi, non è che te lo fanno interrompere perché il master dura 2 anni. Se avrai un master biennale, otterrai un visto che ti fa stare negli Stati Uniti per 2 anni. Cioè, non l'obbligo è a fine percorso, no a fine primo anno, sarebbe una follia controproducente. Bene, ragazzi, siamo andati ben oltre e ci sono proprio dei tempi tecnici per registrare, quindi io vi saluto, ringrazio tantissimo Silvia e vi invito a contattarmi a info@fulbright.it per eventuali domande. Sia alle persone che ho incoraggiato a scrivermi, sia se quello che ho detto non vi risulta chiaro, non vi risulta completo, vorreste saperne di più, ma devo chiudere. Quindi io e Silvia ci rivediamo alle 11:30 per il webinar successivo che riguarderà dottorandi, ricerca e insegnamento negli Stati Uniti. Ti ringrazio Silvia, vado a chiudere perché Grazie a te, a dopo. grazie a te, a dopo. Un saluto a tutti, ciao.